Fare l'insegnante in questo terzo millennio è una sfida davvero di quelle complesse. Spesso dobbiamo affrontare classi anche molto diverse fra di loro, da quella iperattiva, dispersiva, magari numerosa e oppositiva, a quella che invece è passiva e dove è difficile trovare la partecipazione e l'interazione. Per poter gestire professionalmente queste classi ed avere soddisfazione della nostra attività e non rimetterci di salute, è importante conoscere alcune cose. Parleremo di emozioni, motivazione, parleremo di didattica per competenze, come sostenere la capacità attentiva, come facilitare l'acquisizione dei saperi, la loro memorizzazione supportati dalle neuroscienze, di come facilitare l'apprendimento e l'insegnamento. L'obiettivo è quello, insegnare soddisfatti del nostro lavoro.